Se penso a come è nato, è stato grazie al mio coraggio di chiedere di ottenere un'opportunità per dimostrare il mio valore e nonostante parecchi ostacoli affrontati nel primo periodo, poi partita dopo partita devo dire che ho avuto il supporto di tutti, sia degli addetti ai lavori che dei tifosi, conquistandomi la credibilità. E quindi il fatto di essere una donna che parla di temi tecnico-tattici all'inizio ha sorpreso tantissimo, tuttora sorprende, però fortunatamente è arrivato il messaggio che lo posso fare. Banalmente arrivavo allo stadio, chiedevo la cabina Rai per andare a commentare, mi mandavano puntualmente in tribuna stampa dove vanno i giornalisti, poi si voltavano e dicevano: ma perché mandano le donne allo stadio che non sanno neanche perché vengono qua e cosa devono fare? Questo è stato un episodio, insomma, ripetuto più volte e quindi ti fa capire come effettivamente bisognava essere semplicemente resilienti e pazienti. Un altro aspetto che mi ha fatto anche soffrire molto fu una partita importante di Lega Pro che assegnava la promozione in Serie B, finì male per chi perse e si scatenarono sui social contro di me, insomma potete immaginare, no? Scrivendo di ogni. Ci rimasi male, e riguardai tutta la partita, chiamai anche la Rai per sapere se c'era stato qualcosa, perché è giusto mettersi in discussione, in realtà niente, erano solo delusi i tifosi e se la presero con l'anello più debole della situazione. L'approdo al professionismo dalla stagione 2022-2023 sarà un primo passo tangibile per ottenere le tutele tipiche e quindi di poter giocare a calcio come lavoro e di conseguenza non solo avere certezza di uno stipendio ma iniziare anche a maturare i contributi pensionistici, che è fondamentale, e avere migliori tutele sotto il profilo infortunistico. Credo inoltre che sia fondamentale coinvolgere sempre più gli uomini, i quali non devono solo riempirsi di propositi, ma dar forza alle azioni e quindi a essere i primi sostenitori di questa parità. Infine, aspetto fondamentale, credo che la leadership delle donne debba cambiare. Spesso è una leadership che simula o emula l'uomo di potere, invece io credo che anche la donna di potere dovrebbe andare al comando rimanendo donna e sfruttando le caratteristiche tipiche della donna.